Primavera, finalmente arrivata. Cerco di vedere il bello in ogni stagione, ma devo dire che ho un debole per la primavera, perché dopo il grigio dell'inverno, i suoi colori e il suo calore sono un balsamo per l'anima. Il primo giorno di primavera ha qualcosa di magico, come prendere una boccata d'aria dopo settimane di trepidante attesa. Primavera per me significa poter alleggerire i vestiti e anche i pensieri. Significa che il sole splenderà più spesso e io di conseguenza sarò più spesso di buon umore. Significa svegliarsi col canto degli uccellini e aprire le finestre senza timore di diventare un ghiacciolo. Vivo in mezzo alla natura, cosa che mi rende la persona più felice del mondo, e cerco di apprezzare la bellezza di ogni stagione dell'anno. Ma a marzo comincia a farsi pressante la voglia di veder cambiare colori e passare dal grigio e dal marrone dei mesi invernali al verde acceso della primavera. Una delle cose che mi piace fare in primavera è prepararmi una colazione che mi faccia pensare alla bella stagione che sto per vivere. Per questo stamattina ho scelto di prepararmi un tè. Questo proviene dallo Sri Lanka, me l'ha regalato mia sorella al ritorno dal suo viaggio di nozze, e lo bevo insieme a due fette biscottate con la marmellata di fichi che ho preparato la scorsa estate e che preparerò di nuovo tra pochi mesi. Primavera per me significa anche tempo di pulizie. L'aria che entra dalla finestra aperta e il primo tiepido calore dell'anno mi invitano a ripulire la mia casa per dare nuova vita a tutti gli spazi. Questa mattina quindi aspiro tutti i pavimenti, spolvero la mia libreria e la mia camera, oltre a riordinare quella di Katia. Tempo di uscire fuori a passeggiare. Il calore del sole è tiepido ma confortevole. Finalmente posso lasciare a casa il cappotto e la sciarpa e godermi la sensazione dei raggi sul mio viso. Ti lascio l'incipit del mio primo romanzo, Viaggi tra sogni di carta, che racconta proprio questo. Il primo giorno di primavera era indimenticabile. Non la data ufficiale dell'inizio della primavera, il 20 o il 21 di marzo. In quei giorni poteva piovere, il freddo di febbraio era ancora troppo vicino, le correnti invernali dal nord non avevano perso il loro vigore, il vento che soffiava non era ancora carico di quel calore e di quel profumo di sole che avrebbe fatto sbocciare i fiori. Il primo giorno di primavera era quel giorno in cui il sole splendeva nel cielo e per la prima volta dall'inizio dell'anno riusciva a riscaldare tutto ciò su cui si posava. La brezza che soffiava era tiepida al punto da non intimorire le margherite nei prati che si affacciavano al di sopra dei fili d'erba verdi e rigogliosi. Sembrava che una strana pace si fosse posata sulla città. Il traffico si era alleggerito perché le persone passeggiavano più volentieri. Coppie di amiche camminavano insieme chiacchierando, i cappotti aperti sul davanti, occhiali da sole sul naso. Una signora anziana camminava lentamente poggiandosi sul bastone da passeggio metallico, luminoso ai raggi del sole. Una coppia di giovani spingeva una carrozzina. Lei stava raccontando qualcosa al marito, il quale però aveva lo sguardo perso dentro alla ricerca del figlio. Ogni tanto sorrideva e tornava ad ascoltare la moglie. Tutti camminavano lentamente, rilassati, spensierati. Per un giorno, per quel primo giorno di primavera, potevano mettere da parte i pensieri per fare spazio alla luce, al primo caldo, all'aria profumata di un'estate che non era più così lontana. Deborah sedeva al sole, sulla sedia di vimini, nel giardino dietro casa. Le gambe tirate su con i piedi che poggiavano sul cuscino a fiori blu, le ginocchia piegate di lato e su di esse un libro.
Teneva la testa inclinata dalla stessa parte delle ginocchia, un gomito appoggiato sul bracciolo della sedia e le dita intente ad arrotolare e srotolare una ciocca di capelli castani, liscissimi. Le sue labbra carnose si muovevano quasi impercettibilmente mentre proseguiva con la lettura, come se sussurrasse le parole che gli scorrevano davanti agli occhi. Indossava i suoi occhiali da vista con la montatura grande e un paio di occhiali da sole poggiati sulla testa, utili solo a tenere indietro la frangia. Tra lei e lo schienale c'era il suo maglioncino nero, sbottonato e arrotolato in modo disordinato. Se l'era tolto poco prima, senza staccare gli occhi dalle pagine, e l'aveva ripiegato dietro la schiena, cercando di vincere il primo caldo che quel sole le stava donando. Le maniche della maglietta erano tirate sopra i gomiti e la pelle del braccio destro, sulla quale i raggi del sole battevano diretti, era leggermente arrossata. Ai piedi solo un paio di calzini bianchi, le scarpe verdi slacciate erano poggiate sull'erba davanti alla sedia di Vimini. Gli ci volle qualche minuto per ricordarsi chi e cosa era, che riemergere da se stessi è tanto più difficile quanto più si approfondi. Era Michela Murgia che l'accompagnava in quel periodo con il suo accabadora. Intorno a lei erano scomparsi il piccolo giardino sul retro di casa, la siepe verde che lo circondava, la pianta di limoni che proiettava la sua esile ombra poco più in là. Erano scomparsi i rumori delle persone che passeggiavano al di là della siepe, lo scricchiolio delle ruote di un passeggino sul marciapiede, le risate allegre di due ragazze, il fiato intenso di un uomo intento a fare jogging. Tutto se n'era andato per lasciare posto al belare delle pecore nei campi verdi della Sardegna, al profumo forte del formaggio, al canto in dialetto delle signore anziane in chiesa, agli asinelli carichi di borse, al profumo del pane impastato a mano e appena sfornato o dei dolci con la ricotta. Dato che questo è un video in cui parliamo di primavera, ho deciso di girare all'aperto. Sono sola di fronte a casa e devo dire che questo nuovo set mi piace veramente molto. Aspettate che c'è un rametto di una pianta, ecco, non vorrei vedesse in telecamera. Comunque mi piace veramente molto, quindi chissà, potrebbe diventare il mio nuovo set per parlarvi di libri e non solo. Infatti ho deciso di suggerirvi alcuni titoli da leggere in primavera, chiaramente, visto che la stagione è appena iniziata e le atmosfere sono veramente perfette per leggere all'aperto. Visto che d'estate sicuramente fa anche un po' troppo caldo, d'inverno è troppo freddo, questa è la stagione giusta. Quindi ho deciso prima di tutto di consigliarvi Il giardino segreto, che vabbè, nessuno si stupirà perché era il titolo probabilmente più adatto di tutti da poter essere letto durante la primavera, perché la protagonista di questo libro è proprio la natura. È la protagonista insieme a tre bambini, all'inizio due, poi tre bambini, che si ritrovano a vivere vicini o a vivere insieme, insomma, nella brughiera inglese, dove, insomma, tra una passeggiata e l'altra, in realtà si annoiano, ma qualcosa viene a scuotere un po' le loro giornate monotone, ovvero la notizia dell'esistenza di questo giardino segreto legato alla morte di una donna e quindi mai più riaperto, che dice nascondere meraviglie. Quindi le giornate di questi tre amici sono tutte all'insegna della scoperta di questo giardino segreto e della natura che racchiude e custodisce e che cambia con il passare dei mesi e delle stagioni. La storia è una di quelle che scaldano il cuore, è una di quelle che fanno sorridere, che condividono bei sentimenti, belle sensazioni, begli insegnamenti, una sorta di favola per adulti, almeno secondo me, e quindi qualcosa che letto in primavera non può che farvi star bene. Ma in realtà, come ho detto, la vera protagonista è la natura che cambia, la natura che sboccia, la natura anche che muore e che rinasce. E quindi non c'è momento migliore per immergersi in questa natura quando anche all'esterno, fuori dalle nostre case, questa sta facendo esattamente la stessa cosa. A maggior ragione se vivete in un posto dove magari la natura un po' scarseggia, qui la ritroverete e vi sentirete veramente immersi. Altro titolo che condivido con voi in realtà ricorda... Ok, qui sta salendo Tuco, ciao amore,
ok? Che ricorda la primavera in realtà, soprattutto per il titolo e la copertina, Come un fiore ribelle di Jamie Ford, un libro veramente molto bello, anche questo ho scelto tutti i titoli che scaldano il cuore perché è quello che sta accadendo in primavera, no? Il sole comincia a scaldare i nostri cuori e i nostri corpi finalmente e quindi anche questo è un titolo che è perfetto per la primavera. Qui l'autore più volte in più libri ha parlato di questo argomento, ovvero il razzismo in America contro i cinesi, perché appunto anche un altro suo romanzo molto famoso, non ricordo il titolo, adesso ve lo dico, Il gusto proibito dello zenzero, aveva più o meno la stessa tematica. Anche qui tornano i bambini, non so perché, ma evidentemente la primavera mi richiama anche un po' di fanciullezza e quindi ci sono due bambini che sono in un orfanotrofio e lui appunto è cinese, il protagonista, che decidono di scappare perché appunto lui vuole ricercare la sua madre biologica che gli è stato detto essere scomparsa, insomma deceduta, ma lui non ci crede e vuole andare a ricercarla. L'autore è una scrittura veramente che è una coccola e in più quando parla di protagonisti bambini riesce davvero a farci entrare nelle loro menti, nei loro cuori, nei loro sentimenti. È una lettura molto bella che vi consiglio di fare. La primavera è anche il momento dei nuovi inizi di solito, non so voi, però io quando arriva la primavera ho sempre voglia di iniziare cose nuove, soprattutto perché il fatto di poter stare di più all'aperto mi permette di avere una scelta un po' più vasta di attività da poter fare e quindi ho deciso di consigliarvi la libreria dei nuovi inizi perché per l'appunto parliamo di un nuovo inizio. Se siete su questo canale perché probabilmente amate la lettura, quindi credo che questo libro in parte vi rappresenti e vi possa davvero parlare come fanno i libri protagonisti di questo romanzo. Infatti la protagonista Jasmine dopo insomma, una serie di vicissitudini si ritrova ad andare dalla zia, se non erro, per aiutarla a gestire la sua piccola libreria e si rende conto che i libri sembrano parlare, sembrano chiamare i clienti in modo da essere scelti proprio nel momento giusto della loro vita, cioè sembrano quasi risolvere i problemi e dare ai clienti proprio quello di cui avevano bisogno, finché anche lei troverà un libro che saprà essere la cura dopo le delusioni che la vita le aveva dato. Quindi insomma direi che chi è un lettore come me sa che i libri davvero possono fare questo, possono davvero curarci e possono a volte anche chiamarci per farci arrivare a loro. E come ho detto per tutti, anche questo libro è davvero una coccola, un romanzo leggero da leggere, secondo me, magari dopo pranzo, come ora, con il sole sul viso e all'aperto, ovviamente, o davanti a una finestra aperta. Non esiste libro sulla primavera che non parli di natura, quindi come vi ho suggerito prima Il giardino segreto, adesso invece vi suggerisco I quaderni botanici di Madame Lucie. Questo è un libro che credo abbia avuto anche un discreto successo quando è uscito. Ok, Tuco sta per buttare giù la telecamera, no, ce l'abbiamo fatta. Allora, ha avuto anche un discreto successo perché parla di una rinascita, anche in questo caso. La protagonista è una donna che ha subito probabilmente una delle tragedie peggiori che possono accadere, ovvero la morte del proprio compagno, e insomma si è ritrovata ad improvvisamente sola e nel pieno della depressione ed è andata ad abitare in una casetta sperduta, prendendosi una pausa molto lunga dal lavoro per ritrovare un po' se stesso, per vivere in pieno il proprio dolore in realtà. Ed è qui che scopre questi quaderni botanici, dei quaderni sui quali la vecchia proprietaria della casa aveva puntato tutto quello che c'era da sapere su l'orto e la natura intorno alla sua casa. Quindi insomma lei quasi, non so, quasi per gioco, quasi per scherzo, comincia a seguire le istruzioni che questa Madame Lucie aveva lasciato su questi quaderni, tentando appunto di rimettere in piedi l'orto e in generale di sfruttare o comunque far fruttare, ecco, tutta la natura intorno a lei. Questa si rivelerà in realtà la miglior terapia che potesse fare. È una storia che fa riflettere tanto su quanto siano le cose semplici molto spesso quelle più efficaci e per farci stare meglio, per superare un periodo di dolore e di tristezza. E ci insegna anche a quanto coraggio ci voglia per cambiare le cose, quando in realtà tutto quello che vorremmo fare è abbandonarci al nostro dolore e alla nostra disperazione. Quindi, secondo me, questo è un libro che
dà tanta forza e insegna soprattutto un approccio nuovo alla vita. E perché non farlo proprio in primavera? Non potrei chiaramente concludere il mio consiglio di lettura a tema primavera senza consigliarvi il mio primo romanzo, Viaggi tra sogni di carta, che inizia proprio in una giornata di primavera, nel primo giorno di primavera dell'anno, il primo giorno in cui, come oggi, il sole torna a splendere e soprattutto a scaldare davvero. Ed è da qui che ho tratto anche la lettura che avete sentito poco fa nel video. Il libro inizia proprio così, è l'incipit del mio libro, e quindi non potrei che consigliarvi ormai di andare avanti e di vedere che cosa succede alle due protagoniste, Deborah e Grazia. Questo è stato il mio primo romanzo, il mio primo grande successo, tra virgolette, perché è un successo personale chiaramente, non si misura in soldi o in libri venduti, ma in soddisfazioni personali, e questa è stata una grande, grande soddisfazione. Dato che quest'anno l'obiettivo è pubblicare il mio secondo romanzo, magari, ecco, se avete piacere, potete recuperare il primo e intanto imparare a conoscermi anche come scrittrice. Comunque, due parole sulla trama, e forse l'avrete capito anche dall'incipit che ho letto, Deborah è una ragazza che ha un potere speciale, cioè quello di immergersi completamente all'interno dei libri che legge, tanto da ritrovarsi proprio all'interno delle scene che sta leggendo, come fosse uno dei personaggi. Solo che fino a questo momento lei ha sempre vissuto queste situazioni da spettatrice, mentre a un certo punto qualcosa cambia e lei si trova a vivere le situazioni che sta leggendo proprio come se fossero accadessero a lei in prima persona, quindi con tutte le sensazioni positive e negative che ne derivano, perché se si legge una storia dove magari siamo su una spiaggia è un conto, quando invece ci troviamo a magari dover fuggire da un assassino è un altro. Quindi insomma lei spesso quando legge si trova in pericolo, in situazioni di pericolo e soprattutto non è più in grado di uscire rapidamente da queste situazioni e tornare alla realtà. La protagonista poi gestisce una libreria e mi sono ispirata chiaramente alla mia vita perché anche io ho gestito una libreria qualche anno fa, diversi anni fa ormai. E poi c'è un'altra protagonista, Grazia, il mio personaggio forse preferito, che invece è una donna degli anni 50, che si ritrova, grazie a una serie di fortunati eventi, a gestire una piccola libreria, anche lei, questa è la cosa che le accomuna, anche se, nel frattempo deve anche gestire una famiglia che nasce, che cresce e che affronta diversi problemi. Le due donne sono collegate in qualche maniera? Non si sa, dovrete leggere il libro per scoprirlo. Bene ragazzi, spero che queste letture vi piacciono e ovviamente aspetto anche i vostri consigli. Mi farebbe piacere sapere se ci sono dei titoli che secondo voi meritano di essere letti adesso in primavera. Quindi per il momento vi saluto, alla prossima! La primavera per me è anche il tempo dei nuovi progetti, quindi prima di tutto pulisco e riordino la mia scrivania per fare spazio al colore e al profumo della primavera. Poi sul mio quaderno scrivo tutto ciò che vorrei realizzare nei prossimi 3 mesi, progetti piccoli e grandi, personali e lavorativi, in modo da poterli rileggere di tanto in tanto e realizzarli uno ad uno. È arrivato il momento di salutarci. Spero che questo video ti abbia ispirato e tu abbia tanta voglia, come me, di vivere in pieno questa nuova stagione che si è appena aperta davanti a noi. Ci vediamo al prossimo video!